tutti e bentornati. Allora, come promesso, oggi ci facciamo un giro su Holiday Orders e nello specifico andiamo a vedere come si sblocca questo travestimento. E per farlo bisogna sbloccare 5 sfide, che in realtà si riducono a 4, perché una delle 5 è una sfida di completamento, e nel senso che si sblocca in automatico nel momento in cui avete completato le altre 4. Quindi in realtà le sfide sono 4. Allora, la prima è Ho Ho Ho, che vi richiede di uccidere entrambi i target in degli incidenti quando 47 è travestito da Babbo Natale. Abbastanza semplice. Dopodiché abbiamo Santa's Little Helper, che vi chiede di recuperare i 12 oggetti che i ladri cercheranno di rubare durante questa missione. Li dovete rubare prima che ci riescano loro, naturalmente. Una richiesta aggiuntiva è che dovete eliminarli solamente dopo che avete recuperato questi 12 item. Poi abbiamo Odir, che vi chiede di uccidere i due bersagli con un'esplosione della tanica di propano, solamente dopo che i due sono arrivati, diciamo, in questa posizione a mani vuote. Sostanzialmente la richiesta a mani vuote va a braccetto con questa, perché una volta che avete completato questa sfida qui, avete rispettato anche questa richiesta del tornare a mani vuote. Secondariamente, ucciderli con la tanica di propano equivale a ucciderli in un incidente, di conseguenza viene rispettata anche questa condizione, se siete già travestiti da Babbo Natale, naturalmente. La quarta sfida è quella che mi sta più sulle scatole, perché vanifica completamente il massimo rating, tant'è che questa run, non ve l'ho ancora detto, sarà una run dove prenderemo un punteggio di 4 su 5, e non c'è modo di prendere Silent Assassin, perché questa sfida, Bed 47, vi chiede di pacificare Marv 3 volte con dei mattoni, e per pacificare qualcuno 3 volte, ovviamente qualcuno dovrà risvegliarlo 2 volte, questo è ovvio, e ergo ci saranno dei body found nel punteggio finale, quindi ci sarà un malus di 20.000 punti e quindi il punteggio non potrà mai essere di assassino silenzioso. Bene, questo è quanto, per cui vediamo un attimo il setup. Non ricordo francamente che pistola mi ero portato dietro quando ho preregistrato il video, ma penso che si trattasse della Krugermeier. Utilizziamo come punto di partenza la cucina del piano interrato, che è anche in realtà l'unica cucina disponibile. No, non è l'unica cucina disponibile, ce n'è anche una al primo piano. E qualcosina forse anche al secondo, dove preparano gli spuntini, se la memoria non mi inganna. Allora, prendiamo con noi un oggetto melee. In questo caso io prendo questo bastonaccio. E dopodiché mi serve il mixtape di 47 per distrarre una guardia. E infiltriamo all'interno del piano interrato un esplosivo. Può essere un esplosivo qualunque con detonazione remota, però io credo di aver preso il classico esplosivo della Ica con detonazione remota. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ica Remote Explosive dovrebbe essere questo. Comunque va benissimo anche l'anatra, voglio dire, non c'è motivo di portare esattamente questo esplosivo, perché il suo scopo è solamente quello di attirare l'attenzione sul corpo di Marv dopo che l'avremo pacificato per la prima volta. Bene, questo è quanto, per cui direi che possiamo procedere. Allora, recuperiamo il primo dei 12 oggetti, che è questa albicocca. Dopodiché prendiamo la pistola e speriamo un proiettile in fondo, da quelle parti, per manipolare la guardia. Tra un istante la ruberemo i vestiti. Prendiamo l'oggetto infiltrato e andiamo a prendere il cocco, che è il secondo dei 12 oggetti che dobbiamo recuperare per la sfida Santa's Little Helper. Mettiamo KO questo individuo, recuperiamo tutti gli oggetti e prendiamo anche i vestiti e nascondiamo il corpo nel cassonetto che sta qui nelle vicinanze. E dopodiché andremo a prendere i 3 mattoni che servono per pacificare Marv. E infine, visto che siamo da queste parti, ci libereremo anche del sistema di sicurezza. Sweetman 2, recuperare i mattoni è molto più semplice, perché si trovano, appunto, come vedete, tutti e 3 nello stesso pacco regalo. Mentre Sweetman 2016 i 3 mattoni dovevano essere recuperati in 3 pacchi regalo distinti. E 2 di questi, tra l'altro, si trovavano all'esterno, quindi il discorso era un pelo più lungo.
Allora, siamo pronti per giocare a Prendimi Mattone. Pacifichiamo Marv per la prima volta e lasciamo l'esplosivo, come vi dicevo, per fare in modo che il suo corpo possa essere ritrovato. Non facciamo scoppiare la bomba immediatamente, la farò scoppiare un po' più tardi, che mi consente di sincronizzare meglio la seconda pacificazione di Marv. E intanto andiamo al secondo piano, dove possiamo recuperare altri due oggetti e recupereremo anche il travestimento da bodyguard, che ci consentirà di aggirarci liberamente per il secondo piano e per l'attico. Ora facciamo scoppiare la bomba e recuperiamo il terzo oggetto, che è questo pugnale, e andiamo a prendere il travestimento da bodyguard. Per farlo possiamo semplicemente lanciare un oggetto all'interno di questo gabinetto. Io lancio il mixtape, se non sbaglio. Questo farà venire qui dentro la guardia che sta qui fuori e in questa maniera avremo ottenuto il travestimento che ci serve. Preso il travestimento potremo andare a prendere il quarto oggetto ed è il telecomando dei fuochi d'artificio, quindi si trova praticamente qui dietro l'angolo. E dovremo nascondere il corpo di questo individuo perché c'è una guardia che visita questo posto saltuariamente. In questa maniera stiamo cercando di limitare i danni, voglio dire, vi ho già avvertiti che prenderemo solamente 4 su 5 come rating, ma voglio dire, cerco comunque di giocare come se stessi puntando al Silent Assassin, perché mi piace la tipologia di approccio. Allora, lasciamo qui il mixtape. Il piede di porco che ho lanciato serve per allontanare questo enforcer, il mixtape servirà per allontanarlo una seconda volta quando torneremo da queste parti per procedere verso il piano terra. Allora, qua abbiamo il primo oggetto, che è questo busto nero che stavo per dimenticare. E dopodiché abbiamo la sciabola che sta da queste parti. E adesso andiamo a prendere il secondo busto che si trova nella stanza dove c'è il punto di partenza dell'attico, sostanzialmente. E lo stanzone qui davanti a noi. Questo è il terzo oggetto che si trova al secondo piano. Il quarto e l'ultimo è un microfono che si trova più avanti, sulla destra. E cosa molto importante, per completare la sfida dei 12 oggetti dovete per forza di cosa avere questi 12 item con voi addosso nello stesso istante. A quel punto la sfida viene sbloccata. Questo vuol dire che non potete semplicemente raccogliere gli oggetti e dopodiché abbandonarli da qualche parte finché la sfida non è completa. Ve lo dico perché su Hitman 2016 funzionava così. Su Hitman 2016, per far avanzare il progresso di questa missione, era sufficiente prendere gli oggetti e spostarli dalla loro posizione originale, mentre su Hitman 2 dovete portarveli dietro finché la sfida non è stata completata. Allora, qui usiamo il mixtape per far muovere questa guardia. E adesso ci dirigiamo al piano terra, dove abbiamo gli ultimi 4 oggetti da recuperare. Si tratta di una stella ninja, di un'ascia bipenne, un carro armato e una palla di cannone. La stella ninja è situata qui sulla sinistra, in mezzo ai vestiti. L'ascia bipenne sta in un grosso stanzone qui sulla sinistra, nei pressi di quella che credo che sia una struttura di ghiaccio, quella specie di piramide che vedete adesso sulla sinistra. Poi abbiamo il carro armato, che sta nella stanza dove c'è lo stilista che parla con un altro individuo, esattamente questa stanza qui. Questo è il carro armato. E la palla di cannone invece è situata nel museo, che si trova dalla parte opposta dell'edificio. Una volta che avete raccolto la palla di cannone, la sfida dovrebbe sbloccarsi. A quel punto potete lasciare tutta questa monnezza a terra. Infatti, come vedete, mi sto liberando di tutta questa robaccia perché non ha più senso portarsela dietro. Ora ci dirigiamo verso il piano interrato, perché dobbiamo ancora pacificare due volte Marv e dobbiamo recuperare anche il travestimento di Babbo Natale. Una volta fatto questo, potremo andarcene all'esterno e diciamo velocizzare tutta la parte dell'attesa di cui vi accennavo nella parte introduttiva. Ora Marv è qui davanti a me, qui vediamo di giocare nuovamente a Prendimi Mattone sulla nuca. Bam! Esattamente in questa maniera. A questo punto abbiamo il tempo di recuperare il travestimento che ci serve. Per farlo dovete sapere dove e quando si teletrasporta Babbo Natale. Studiando un po' i suoi spostamenti, io so che si trova da queste parti in un istante preciso, per cui mi presento da queste parti e uso la palla di cannone per fracassargli il cranio. E non ci travestiamo ancora,
perché devo pacificare Marv una terza volta, per cui per il momento nascondiamo questo corpo all'interno di questo cassonetto e il travestimento lo prenderemo tra un paio di minuti. Ora Marv dovrebbe essersi rialzato, che l'hanno appena fatto risvegliare. Tra un istante andrà in lockdown e non si sa di preciso dove va in lockdown, perché può correre in qualunque direzione e non c'è un modo, diciamo, chiaro per capire cosa farà. Per cui in questo caso ho cercato di osservare e di vedere dove decide di andare. Tipo in questo caso mi ha visto ed è andato in lockdown. Dovrebbe correre verso sinistra in fondo. Dopodiché io mi farò vedere una seconda volta. In questa maniera lo faccio riposizionare e ciò lo fa andare in una posizione dove lo posso pacificare veramente molto facilmente. Anche se ci sono NPC in giro. Tipo qui mi dà le spalle proprio. Me lo serve su un piatto d'argento. Allora, facciamo in modo che il suo corpo sia ritrovato, per cui per essere certi lanciamo un oggetto in questa zona. Ciò attira l'attenzione del cuoco. E se non attiro la sua attenzione, spesso e volentieri il tipo va dritto per dritto e non trova il corpo. Quindi in questa maniera siamo sicuri che il corpo è stato ritrovato. Recuperiamo il travestimento e a questo punto abbiamo fatto tutto quello che è necessario per completare tutte le sfide. Dobbiamo solamente attendere 12 minuti. 12 o 13 minuti ed è il tempo che serve ai due target per presentarsi in questa zona. Più precisamente andranno qui dove ci sono le taniche di propano. Noi possiamo già creare una perdita e a questo punto dobbiamo solamente attendere il loro arrivo. Ok, i due sono quasi arrivati a destinazione. Diamole ancora qualche secondo, in questa maniera si avvicinano entrambi alle taniche e a quel punto potete farle saltare in aria. Non ho provato a controllare se magari uno dei due si mette a fumare. Sarebbe stato divertente se l'esplosione fosse causata da uno di loro. In questo caso però non ho controllato se accada una cosa del genere. Ok, a questo punto dobbiamo solamente fuggire. Credo di aver utilizzato come punto di uscita l'uscita del piano interrato. E ok, sono diretto proprio lì. C'è una piccola probabilità che uno dei cuochi vi possa vedere, ma essenzialmente, visto che il nostro punteggio sarà già 4 su 5, preoccuparsi di queste piccolezze non ha molto senso. Ah, avevo comunque controllato con l'istinto dove stava guardando, comunque. Questo è quanto. Questo dovrebbe consentirvi, anzi vi consente di sbloccare il travestimento in un'unica ondata. Molto bene, questo essenzialmente è quanto. A me non rimane che augurarvi buone feste, buon Natale, buon Capodanno e noi probabilmente ci rivedremo nel 2019. Non penso di avere la possibilità di pubblicare qualcosa prima di Capodanno, per cui non prometto niente. Bene, grazie come al solito per la visione e noi ci vediamo prossimamente.